Buongiorno a tutti, questa è la quarta tornata della classe DEA, della classe appunto di diritto, economia e amministrazione dell'Accademia Olimpica. Il tema di cui vogliamo parlare è un tema che consideriamo sicuramente innovativo e interessante. Parliamo di cyber security e blockchain. Ne parliamo insieme al professor Mauro Conti, professore ordinario di sicurezza informatica dell'Università di Padova, e la professoressa Claudia Sandei, associata di diritto commerciale e diritto delle nuove tecnologie, sempre dell'Università di Padova. Do la parola a Giacomo Cavalieri, presidente della classe di diritto, economia e amministrazione dell'Accademia Olimpica, per un breve saluto. Grazie Matteo, anche da parte mia un ringraziamento ai relatori, un benvenuto a chi ci ascolta sul canale YouTube. Vi porto anche il saluto del Presidente dell'Accademia, il professor Gaetano Tiene, che non ha potuto partecipare per un impegno di lavoro. L'argomento di oggi è molto attuale e ritengo molto interessante e sono anche molto curioso di sentire cosa ci diranno i nostri relatori. Per cui io termino e ridò la parola a Matteo. Grazie Matteo. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti, buongiorno alle persone che ci stanno ascoltando su YouTube. Volevo dirvi che se volete porre delle domande, lo potete fare attraverso il canale YouTube. Mi verranno, diciamo, restituite, attraverso WhatsApp, quindi vediamo questo incrocio di tecnologie, e da parte mia saranno presentati ai relatori. Come presentazione appunto di questo incontro, diciamo che quotidianamente sentiamo parlare di attacchi informatici. Parliamo di hackeraggio, di virus, di malware, di ricatti informatici e di attacchi non solo ai computer o ai propri computer, ma possiamo dire anche che ci si parla di attacchi a installazioni pubbliche, installazioni militari. Abbiamo visto anche, diciamo, attacchi attraverso appunto sistemi informatici anche con installazioni, per esempio, militari, in Iran o da altre parti. Da questa attività ci si protegge utilizzando procedure e sistemi che cercano di mettere una barriera fra gli attacchi digitali dal mondo esterno e i propri sistemi, le reti e i programmi appunto di cyber security, appunto. Questi attacchi informatici sono finalizzati normalmente all'accesso e alla trasformazione e alla distruzione delle informazioni sensibili, nonché all'estorsione di denaro in certi casi agli utenti o all'interruzione dei normali processi aziendali o personali, quindi degli attacchi che arrivano dall'esterno. La protezione da questi attacchi avviene attraverso misure di cyber security che cercano di essere efficaci e, diciamo, che cercano di bloccare appunto questo tipo di accesso. In questi tempi, diciamo, più ci si cerca di proteggere da questi attacchi, più a volte succede che chi ci attacca diventa un po' più furbo delle difese che sono state attuate. E quindi alla fine è una specie di corsa di guardie larghe, diciamo così. Ci si protegge, qualcuno attacca, ci si protegge ulteriormente e qualcuno, diciamo, attacca ancora di più. Quindi diciamo, è una guerra che è necessario, a cui è necessario appunto porre in continuazione dei rimedi. Quindi è molto importante nel momento in cui ci sono questi attacchi informatici che i dati siano sicuri, non solo fisicamente, ma che anche possano essere letti e utilizzati solamente da chi li ha diritto. È importante questo fatto perché i dati sono proprietà e quindi dovremo di capire anche qualcosa sulla proprietà dei dati e quindi è importante che i dati sono letti solamente da chi li può leggere. È una garanzia perché i dati siano protetti e, diciamo, si può ottenere attraverso la crittografia. Cioè, è un modo, la crittografia, che permette di dire i miei dati possono essere letti solamente da me che possiedo una determinata chiave per poterli leggere. È di fondamentale importanza non solo essere sicuro dei dati, ma essere sicuri che le informazioni che contenute all'interno di questi dati siano realmente quelle originali. Cioè, è importante che nel momento in cui i dati vengono letti non siano solamente dei dati che posso leggere io, ma che i dati che mi vengono forniti siano dati validi, siano dati che hanno
che hanno validità e quindi che le informazioni non siano a loro volta manipolate e che appunto l'utilizzo sia un utilizzo appunto corretto di dati e che questi dati siano a loro volta dati veri, fra virgolette. Crittografia e garanzia dei dati e che i dati siano proprio quelli originali ha portato alla realizzazione di registri di libri mastri pubblici, permanenti e trasparenti, che garantiscono scambi di informazioni in modo sicuro. Questi registri utilizzano una tecnologia che chiamiamo blockchain. Avere registri pubblici, permanenti e trasparenti porta alla sostanziale rimozione di intermediari, perché non c'è più bisogno di garantire che questi dati siano proprio i dati veri ed originali. E pensiamo, quando nel momento quando noi eliminiamo intermediari, ricordiamo cosa è successo, per esempio, sull'e-commerce. Quindi siamo di fronte a un sistema che permette di superare ciò che prima era, garantito da terze parti. E quindi c'è bisogno, non c'è più bisogno che certi dati siano, ci sia qualcuno che questi dati li garantisce, perché i dati in qualche modo sono garantiti da un sistema generale superiore. Senza intermediari, quindi cambia il modo di fare i contratti e si giunge al superamento di figure professionali. Per esempio i notai, cioè non c'è più bisogno di qualcuno che certifica che il dato è valido ad un livello terzo. Quindi sicuramente cambiano le regole. E cambiano le regole e i rapporti. E qua interviene sicuramente sistemi di regole, di rapporti che sono assai diversi da quelli che potevano esserci in precedenza. Da queste riflessioni risulta chiaro come informatica e diritto risultino fortemente correlati. È proprio per questa ragione, per parlare di nuove sfide e opportunità tecnologiche e legali connesse alla sicurezza dei dati e al loro utilizzo, abbiamo appunto questa nostra tornata della classe. Abbiamo, come appunto abbiamo detto, il professor Mauro Conti e la professoressa Sandei dell'Università di Padova, che con loro e con loro cercheremo di evidenziare i comportamenti e gli strumenti utili a difendere gli utenti, ma anche a rileggere profondamente le regole e le normative che queste innovazioni rendono necessarie. Quindi insieme cercheremo di trovare uno sguardo d'insieme sia sulle basi teoriche che sulle modalità d'azione, dalle quali dipendono e dipenderanno molte delle nostre attività. Io do la parola al professor Conti, che appunto inizia a ragionare concretamente su quanto abbiamo detto. Grazie. Grazie Matteo, grazie dottor Salin Cavalieri per i saluti, l'introduzione e tutta l'Accademia Olimpica per questa opportunità di essere qua con voi. Appunto io inizierò con un focus un po' più, diciamo, sicuramente sull'aspetto tecnico, diciamo, ma non troppo, nel senso non voglio sicuramente tediarvi con tecnicismi, ma quello che vorrei cercare di fare è, diciamo, quello che è diventato un po' una mia keyword, diciamo, creare consapevolezza. Quindi, diciamo, far capire quali sono, diciamo, i potenziali attacchi, quali sono le vulnerabilità a cui siamo esposti, anche come semplici, diciamo, utenti, comuni, da appunto utilizzatori di smartphone e di tecnologie, senza necessariamente passare appunto a, diciamo, trattare di sistemi più complessi, dei quali sicuramente possiamo comunque parlare, però, diciamo, per creare intanto, diciamo, consapevolezza nei singoli utenti. Parliamo di qualcosa che ci può toccare come utenti a tutti. Vado a condividere delle slide. Ok, quello che farò è raccontarvi alcuni degli attacchi che abbiamo individuato in qualche modo con il mio gruppo di ricerca, attacchi che non sono neanche particolarmente tecnici e sarebbero un po', diciamo, ostici da trattare in un talk di 20 minuti, ma sono cose che penso siano facilmente, diciamo, comprensibili senza avere necessariamente un background informatico, senza andare a utilizzare concetti e terminologie complesse. Quello diciamo, che andrò a trattare sono sostanzialmente degli attacchi che io insomma, possiamo definire cosiddetti side channel e cover channel. Questo, diciamo, che vedete nella slide
In realtà questa, diciamo, come diciamo, scherzo che si potrebbe fare in presenza, non sarebbe una slide, ma sarebbe, diciamo, un computer che si è bloccato e qualcuno immette una password. Io in questo caso chiederei, diciamo, qual è il problema se immettiamo una password qua. Chiaramente la password sarà coperta, diciamo così, da caratteri tipicamente asterisco o semplicemente dei pallini, quindi non vediamo la password, ma quello che possiamo ancora vedere è il tempo in cui appaiono questi asterischi. Quindi gli attacchi di cui parlerò sono sostanzialmente attacchi di questo tipo. Sfruttare delle informazioni apparentemente innocue, come può essere ad esempio il tempo con cui compaiono questi asterischi quando digitiamo una password, e invece possibilità di diciamo, riuscire a ottenere dei dati possibilmente confidenziali. Quindi qua vedete diciamo, riassunti gli argomenti di cui tratterò o una serie di attacchi di cui tratterò, a cui, ripeto, siamo potenzialmente esposti tutti come utenti. Se volete, questi sono diciamo, delle proprietà fisiche di tipo diverso che andremo a sfruttare o andremo a vedere come un attaccante può sfruttare queste proprietà fisiche per venire in possesso di dati possibilmente confidenziali degli utenti. In particolare vediamo analisi del traffico o analisi del consumo energetico, quindi semplicemente quando utilizziamo i nostri dispositivi, dal computer allo smartphone, che attacchiamo una presa USB per ricaricare, lì anche attraverso il consumo energetico ci sono potenzialmente delle minacce per la privacy, fino a passare a questa serie, diciamo, di attacchi che vedete in fondo alla slide, che sfruttano, diciamo, che hanno come obiettivo comune quello di ricostruire quello che è stato scritto su uno smartphone o su una tastiera, e anche questo viene fatto sfruttando, diciamo, proprietà fisiche diverse che sono da un semplice movimento del dispositivo al timing, quindi quello che dicevamo poc'anzi, il tempo di digitazione di caratteri, fino appunto a sfruttare diciamo, il rumore, quindi emissioni acustiche fisiche appunto emesse dalle tastiere quando noi utilizziamo la tastiera. Prima, diciamo, di addentrarci, andiamo a vedere, diciamo, questo concetto, diciamo, più generico, astratto, di cover channel e side channel. Allora, in generale, diciamo, chi si occupa di sicurezza informatica si occupa di rendere sicuro l'accesso a un certo dispositivo, che può essere un semplice computer, può essere un'infrastruttura molto più complessa, e rendere sicure le comunicazioni. Quindi tutti i dati che vengono scambiati. Il dottor Savin prima ci citava appunto la crittografia, che serve appunto a rendere, diciamo, nascosti o anche, diciamo, altre priorità, autenticare i sorgenti, i mittenti di un certo messaggio. Tutto questo, diciamo, è all'ordine del giorno per chi si occupa di sicurezza. Quello che, diciamo, quindi un attaccante dovrebbe avere quantomeno difficoltà a fare è rompere, diciamo, questi due meccanismi. Nonostante ciò, tutto quello che facciamo ha, diciamo così, un effetto collaterale. Da questi effetti collaterali, quali ad esempio possono essere l'audio, l'emissione di segnali audio, di rumore banalmente, tramite questi side effect, quindi effetti collaterali di fare altre attività. Quindi quando noi scriviamo sulla tastiera, il nostro obiettivo è avere dei caratteri scritti dentro un documento o dentro un'email o quant'altro. Però come effetto collaterale, diciamo, la nostra tastiera emette un rumore. Il side channel, quindi un canale che viene costruito su un effetto collaterale, significa un canale dal punto di vista informativo della teoria dell'informazione, significa riuscire a leggere delle informazioni da questo effetto collaterale. Quindi la domanda a cui poi vedremo, diciamo, abbiamo studiato e abbiamo dato delle risposte è: ma noi ascoltando il rumore dei tasti possiamo avere delle informazioni utili? Queste sono il tipo, diciamo, di domande, il tipo di canali, in questo caso, che sono degli effetti collaterali. Un concetto leggermente diverso è quello dei canali covert, ovvero dei canali di comunicazione che non sono intesi come tali, ma sono, diciamo, disegnati in maniera subdola da due peer, da due entità che si vogliono scambiare delle informazioni, e devono essere potenzialmente non facilmente, non osservabili, non identificabili addirittura da chi sta, diciamo, controllando il sistema. Un esempio tipico, diciamo, che si fa,
diciamo, da lezione accademica è quella del due prigionieri che hanno, diciamo, una guardia così in mezzo che gli permette di scambiare dei messaggi, quindi questi prigionieri possono scambiarsi dei messaggi, chiaramente non possono, diciamo, non scriverebbero mai qualcosa di compromettente all'interno del messaggio, perché la guardia farebbe, diciamo, l'ispezione del messaggio prima di passare all'altro prigioniero, ma quello che potrebbero fare è concordare che il vero messaggio che si vogliono scambiare non è il testo cosiddetto in chiaro, ma il vero messaggio deve essere letto leggendo, ad esempio, il primo carattere di ciascuna riga, ok? Per cui magari il vero messaggio scritto e letto con un canale, tra virgolette, tradizionale sarebbe assolutamente innocuo, magari insomma, una poesia o qualcosa di simpatico, mentre leggendo il messaggio che si ricava, leggendo solo il primo carattere di ciascuna linea, magari diciamo, il messaggio può essere più diciamo, ambizioso, deve essere del tipo, ma perché non prendiamo la guardia, la teniamo, la picchiamo, scappiamo e così via, e chiaramente questo sarebbe un messaggio che la guardia non passerebbe mai all'altro prigioniero. Questo ad alto livello è il concetto di un canale coperto. Vedremo ora quali sono alcuni scenari, chiaramente diciamo, andrò veloce per il tempo che insomma, è abbastanza limitato, però voglio darvi un'idea di quello che poi in pratica si può creare come canale coperto. Allora, andiamo a trattare prima la prima, diciamo, proprietà fisica, la prima side effect che abbiamo sfruttato. Il primo effetto collaterale è quello di generare traffico e generare traffico, come si dice, cifrato, usando appunto la crittografia. Oramai, diciamo, in realtà ci sono spesso, diciamo, dei cosiddetti bug, dei buchi nelle varie applicazioni, sistemi informatici, però, diciamo, utilizzando le cosiddette best practice e impiegando, diciamo, i sistemi che ci sono in maniera corretta, ci sono molti strumenti per, appunto, rendere le comunicazioni corrette dal punto di vista della confidenzialità. Quindi, se qualcuno ascolta i messaggi che escono o che le nostre app sui nostri smartphone fanno uscire dai nostri telefoni, questo, diciamo, origliatore non dovrebbe essere in grado di inferire nostre informazioni private. In realtà quello che è possibile fare, è possibile, diciamo, per questo attaccante che si trova in mezzo tra il nostro telefono e, diciamo, i vari server che le app vanno a contattare, per questo attaccante è possibile osservare alcune informazioni. Non è possibile osservare il contenuto dei messaggi che scambiamo, quindi se io mando un messaggio WhatsApp alla mia collega Claudia che ci parlerà tra poco, il contenuto di questo messaggio, diciamo, non dovrebbe essere facilmente osservabile per qualcuno che, diciamo, origlia in questa comunicazione, ma quello che è possibile fare di tutti questi, diciamo, pacchetti, che poi, diciamo, la comunicazione nella rete, nella internet, avviene attraverso uno scambio di una serie di pacchetti, di questi pacchetti possiamo osservare delle informazioni, informazioni che sembrano apparentemente innocue, ma quello che abbiamo dimostrato, appunto, applicando tecniche di machine learning a queste informazioni apparentemente innocue, è che in realtà si possono leggere delle informazioni. Non si può leggere il contenuto del messaggio, ma si può leggere, ad esempio, che io sto mandando un messaggio WhatsApp. Questo si può capire. E se, ad esempio, questa, diciamo, lezione, questo evento fosse in presenza, veramente si potrebbe capire. Ancora? Mi sentite? Sì, adesso siamo, sì. Ok. Si potrebbe davvero capire che dal mio telefono esce un messaggio, ad esempio un messaggio WhatsApp, e entra nello smartphone della mia collega. Questo è solo un esempio. Noi abbiamo studiato, scorro velocemente, abbiamo studiato diverse app all'interno dello smartphone, e questo, diciamo, è un esempio di alcune app rappresentative. Quindi qua vedete, questo gruppo ci rappresenta Facebook, questo Gmail e così via, e vediamo che riusciamo ad identificare, ripeto, non il contenuto, ma esattamente qual è l'azione che viene fatta dall'utente sullo smartphone, ok? Quindi immaginate tutti i possibili scenari, diciamo, di utilizzo positivo o, diciamo, meno positivo di questa tecnologia. Quello che è possibile, ad esempio, fare è che non appena un utente, una persona entra, ad esempio, in un centro commerciale, è possibile sapere quale app
installata all'interno dello smartphone, e questo con supporto, diciamo, di magari di psicologi o di profilazione fatta in precedenza, potete immaginare quanto sia facile, dandovi l'insieme delle app installate, capire banalmente la nazionalità, le lingue parlate, gli interessi e così via. Ma non solo, è possibile appunto capire esattamente quale azione l'utente sta facendo sul telefono. Quindi un esempio, diciamo, di utilizzo in ambito, diciamo, controllo governativo potrebbe essere che se, come ricordate, nella primavera araba, diciamo, popolazioni organizzavano rivoluzioni o comunque, diciamo, delle proteste utilizzando profili anonimi sui social media, bene, quei profili anonimi, se uno può utilizzare questa tecnica, non sono più tanto anonimi, perché se io riesco a sapere che un utente, dall'analisi del traffico, seppur cifrato, è stato un utente che ha effettuato un post in un social e congiuntamente, diciamo, a distanza molto ridotta del tempo, ho un'evidenza di questo post nel profilo anonimo, chiaramente posso correlare queste due informazioni. Questo è un primo esempio di canale side, quindi effetto collaterale, un canale side channel dove possiamo, come vedete, avere delle informazioni nonostante, diciamo, stiamo usando le best practice, le tecniche migliori dal punto di vista della sicurezza. Quindi il telefono è sicuro, non è compromesso, i dati sono inviati fuori dal telefono con la cifratura, ma nonostante ciò questo è possibile. Vado velocemente a illustrarvi, diciamo, lo scenario successivo, che è quello appunto del consumo energetico. In questo caso ci sono due possibili scenari. Uno scenario è quello di ancora un side channel, quindi un effetto collaterale. Qui abbiamo studiato la possibilità di profilare un utente con il suo laptop. Immaginate, molti scenari, diciamo, aziendali non sono, ci sono postazioni magari mobili, quindi l'utente si sposta con il suo laptop, magari va all'università in una aula studio o in qualsiasi altra parte, si collega con il suo laptop alla presa elettrica, ok? Quindi non stiamo parlando di rete, quindi indipendentemente dalla rete o prima ancora che si possa utilizzare qualsiasi servizio di rete, quello che è possibile fare, tra l'altro, come sapete, c'è sempre una diffusione maggiore di smart metering, dispositivi che vi permettono di controllare il consumo energetico a livello di singola presa, questo anche per, diciamo, tutto il movimento green, di poter ottimizzare, diciamo, il consumo energetico, salvare energia e così via. Però questo appunto potenziale controllo e conoscenza del consumo energetico alla singola presa, come abbiamo dimostrato, permette di profilare e identificare un utente con il suo laptop. Ovviamente un laptop significa, un portatile significa che ci sono delle app installate, dei software installati che vengono, diciamo, utilizzati in un certo modo. Quello che noi andiamo a tracciare è questo gruppo qua, un utente con il suo laptop e le sue app installate. In particolare, questo, diciamo, è un esperimento che abbiamo fatto, però potete portarlo, diciamo, in altri contesti. In questo caso noi abbiamo, tra virgolette, utilizzato degli studenti. Qui in particolare abbiamo profilato 7 utenti. E quello che possiamo fare, appunto, semplicemente osservando il consumo energetico, possiamo dire se la persona che sta utilizzando una presa di corrente è una delle 7 persone che abbiamo profilato, oppure qualcuna che appartiene a un insieme più grande di persone che, diciamo, di cui non abbiamo un profilo. Questa tecnica, al di là, diciamo, di tutti i dettagli implementativi che vi risparmio, ha delle performance di successo, come vedete da questi numeri, abbastanza buone. Quindi, diciamo, riusciamo ad individuare la persona che sta utilizzando la presa elettrica a muro. Questo, in questo caso, è un side channel, quindi noi come effetto collaterale utilizziamo energia, e però, diciamo, un attaccante può carpire delle informazioni. Una cosa, diciamo, forse ancora più interessante è non un side channel, ma un cover channel, quindi lo scenario, ricordate, dei prigionieri, sempre sfruttando il consumo energetico. In questo caso lo scenario è
quello di attaccare banalmente il nostro smartphone ad una presa USB. Diciamo, ultimamente viaggiamo un po' meno, purtroppo, speriamo di poter tornare a viaggiare più spesso, ma diciamo, almeno a me succedeva molto spesso di andare in aeroporti e attaccare lo smartphone alla prima presa perché poi magari ci si imbatte, magari può essere utile avere lo smartphone carico, ma questo diciamo, non è l'unico scenario. Carichiamo smartphone ovunque, dalla presa diciamo, in albergo o quantomeno da o un power bank oppure la nostra classica diciamo, presa che utilizziamo a casa. Quello che ci siamo chiesti in questo caso è: ma cosa può esserci di malevolo dentro queste prese, dentro l'operazione di ricarica elettrica? Quindi non stiamo trasferendo dati, ok? Non stiamo utilizzando la capacità del cavo USB di trasferire dati, stiamo solo caricando lo smartphone. Quello che abbiamo dimostrato essere possibile per un attaccante è quello di, anche qua, senza andare ai tecnicismi, ma di far comportare il telefono in un modo tale che sia, diciamo, osservabile da chi gli sta fornendo energia. Quindi ricordate la famosa lettera che si scambiano i prigionieri. Bene, un prigioniero è dentro al telefono e si comporta in maniera tale che chi sta fuori, quindi il cavo, il power bank, la colonnina di ricarica dell'aeroporto che sta dando energia al telefono è l'altro prigioniero, e in base a come questo telefono consuma energia, l'altro può leggerci qualcosa in questo messaggio. In questo modo, se noi abbiamo un'app all'interno del telefono che, ad esempio, ha accesso alle nostre foto o ai nostri contatti, anche se questa app non avesse accesso al permesso di utilizzare internet, permesso di utilizzare Bluetooth, quindi paradossalmente non avrebbe nessuno dei tradizionali canali di comunicazione, dello smartphone, comunque potendo, diciamo, comportarsi in un certo modo all'interno del telefono, fa sì che chi gli sta fornendo energia possa osservare i bit che l'app all'interno del telefono vuole trasmettere. Quindi di fatto qualsiasi cosa all'interno del telefono, ad esempio la nostra foto, può essere portata fuori all'esterno del telefono grazie a un pattern specifico di consumo energetico. Anche qua, diciamo, non sto diciamo, a raccontarvi i dettagli, ma questa cosa è possibile. Tra l'altro, non solo l'abbiamo implementata all'interno di un dispositivo che sono queste board, forse qualcuno conosce, Arduino, che diciamo, anche come dimensione possono benissimo essere presenti all'interno di un cosiddetto power bank che utilizziamo per ricaricare il telefono. Cerco di andare veloce, magari salto questo passaggio del movimento del telefono. Vi dico solo che appunto dal movimento del telefono negli smartphone abbiamo moltissimi sensori di movimento che diciamo, catturano qualsiasi movimento faccia il telefono. Da questi movimenti è possibile ricostruire quello che noi stiamo digitando sulla tastiera. Passo invece diciamo, a raccontarvi diciamo, l'attacco con cui ho iniziato la presentazione, che riguarda il timing, ovvero il tempo a cui vengono digitate diciamo, le lettere, le parole all'interno di un testo sulle nostre tastiere. Tipicamente quello che facciamo, ovviamente, è premiamo dei tasti, ok? Tra un tasto e l'altro trascorre un certo tempo, che ovviamente noi ampiamente ignoriamo, però è lì. Bene, questi diciamo, tempi, poi in realtà ci sono moltissime diciamo, misure che vengono prese sulla base di questi tempi. Questi tempi permettono di autenticare le persone, quindi un po', anzi, è una misura biometrica che ci permette di capire chi è la persona che sta digitando. Quindi se io utilizzo il mio computer e utilizzo ad esempio questa tecnica di autenticazione sulla mia macchina, se qualcuno inizia a utilizzare il mio computer, i suoi tempi di digitazione tra caratteri saranno diversi dai miei e il computer si bloccherebbe e direbbe: ma questo non è l'utente che io conosco, dammi qualche altra informazione per dimostrare che sei l'utente autorizzato. Bene, questi tempi noi li abbiamo sfruttati per fare cosa? Per fare un attacco o capire se era possibile fare un attacco, tra l'altro diciamo, molto tipico in uno scenario accademico dove c'è qualcuno che magari sta utilizzando ancora di più, se fosse come in questo caso una presentazione che va magari in YouTube,
se qualcuno in una presentazione YouTube o semplicemente una presentazione universitaria dove c'è un proiettore, magari chiunque nell'aula potrebbe fare un video di quello che viene proiettato, in questo caso appunto si vedrebbero i tempi a cui compaiono questi pallini che in realtà stavano lì a nascondere la password. La nostra domanda era, ok, ma se noi conosciamo questi tempi e li possiamo osservare, perché appunto facendo un video con calma possiamo rimisurare questi tempi, se noi conosciamo questi tempi, siamo in grado di dire qualcosa della password? Ovviamente, diciamo, scoprire la password era un po' troppo ambizioso, però la domanda è, riusciamo a sapere qualcosa della password? Per, diciamo, dare una risposta diciamo, a questa domanda, quello che abbiamo fatto è, diciamo, anche qua non sto, diciamo, andare nei dettagli tecnici, quello che abbiamo fatto è confrontare il nostro attacco basato su questa conoscenza dei tempi con l'attacco che, diciamo, farei se non avessi questa conoscenza. Probabilmente sapete che, diciamo, ci sono molti, purtroppo, database di password che sono state, diciamo, perse, attaccate, ritrovate nel corso del tempo. Per cui se andate su questi database capite, vedrete che la password più frequente è password, la seconda password più frequente è 1, 2, 3, 4 e così via. Questo significa che se io dovessi attaccare la password di un utente di cui non conosco nulla, probabilmente la prima cosa che farei è vedere se la password è tra queste, diciamo così, più popolari. Quindi questo è, diciamo, lo scenario di attacco o diciamo il benchmark con cui ci siamo confrontati. Qualcuno che scorre le password sulla base della frequenza nota in database che sono stati pubblicati. Mentre noi sfruttiamo appunto l'informazione sul tempo. Anche qua, senza andare, diciamo, troppo nei dettagli, abbiamo provato a fare questo esperimento con 4 password prese a caso da questi database, dove, diciamo, in questa scelta casuale, una, ad esempio, William One, era la 187esima password più frequente utilizzata, e così via per le altre. Quello che vedete è che nel caso di password molto, diciamo, frequenti e, lasciatemi dire, anche molto deboli come password, questo benchmark, che è l'attacco che vi dicevo prima di sfruttare la frequenza delle password, sostanzialmente ha delle performance nel numero di tentativi migliori rispetto all'attacco che abbiamo disegnato noi. Mentre se le password sono leggermente più, e lasciatemi dire anche in questo caso, neanche tanto così, diciamo, articolate o complesse e buone come password, in questo caso le performance rispetto, diciamo, all'attacco cosiddetto brute force, che significa provare tutte le password, ovviamente la forza delle password sta nel fatto che se uno le prova tutte ci dovrebbe mettere un tempo, diciamo, chiaramente non infinito, però diciamo, sufficientemente ampio da farci stare tranquilli. Okay? In realtà quello che abbiamo dimostrato è che conoscendo questi tempi, diciamo, la password si può conoscere in un tempo molto minore rispetto a quello di non avere informazioni sul tempo. Detto ciò, guardiamo questi grafici, diciamo, come scienziati possiamo essere soddisfatti, però non sembra essere un attacco particolarmente interessante, per cui abbiamo provato a portare questo attacco su una, tra virgolette, password che è molto più interessante, che è il PIN delle nostre carte. In questo caso lo scenario, diciamo, anzi, salta ancora delle slide, lo scenario è questo, se volete. Quindi c'è qualcuno dietro di voi, mentre state utilizzando la vostra carta bancomat, che magari con il telefono anche più basso in tasca, fa semplicemente registra un audio, ok? Quindi non ha visibilità della tastiera e non ha visibilità dello schermo, come dicevamo poc'anzi, che io vedo questi asterischi, non li vedo in questo caso. Però posso registrare un audio di questo prelievo, in qualche maniera, l'ATM. Quello che facciamo è che dall'audio poi effettivamente si possono ricavare, diciamo, dei picchi, per cui si estraggono comunque i tempi. Tra l'altro i bancomat hanno, diciamo, per degli standard particolari dei feedback, quindi devono, comunque di fatto ora hanno un feedback audio, per cui ogni volta che premete un tasto c'è un feedback sonoro, beep. Chiaramente questi feedback sono, è lo stesso per tutti i tasti, in modo tale ovviamente da non darvi nessun suggerimento su quale tasto è stato premuto, però il tempo a cui il tasto viene premuto ci viene dato. Per andare subito al dunque,
Quello che riusciamo a fare è che entro tre tentativi, sfruttando sempre questo algoritmo che utilizza, diciamo, tempi o possiamo utilizzare in più qualche informazione banalmente acquisibile, come ad esempio una videocamera termale, okay, thermal, dove vediamo il calore, sostanzialmente la temperatura di quello che inquadriamo. In questo caso questo è un post, diciamo, di un negozio dove si vede chiaramente che queste sono le cifre che sono state premute. Chiaramente non sappiamo l'ordine, però sappiamo, diciamo, quali sono le cifre premute. Se uniamo queste informazioni al tempo, come dicevo prima, entro tre tentativi riusciamo a vedere, diciamo, a, tra virgolette, indovinare circa il 50%, 40% dei PIN degli ATM. Questo significa che, diciamo, indipendentemente dal fatto che il PIN sia scelto dall'utente o sia assegnato randomicamente dalla banca, dall'istituto che mette la carta, non tutti i PIN sono uguali, quindi ce ne sono alcuni che, almeno rispetto a questo attacco, sono particolarmente più sfortunati dalle cifre, diciamo, dai numeri di PIN. Io non direi, diciamo, che uno è particolarmente più sfortunato dell'altro. Ad esempio, a quanto pare, 1220 è particolarmente debole nei confronti di questo attacco e lo indoviniamo in media, in due tentativi, in media, mentre, diciamo, un altro PIN che apparentemente sembra forse, non so in base a quali criteri, ma sembra anche più semplice, 1212, questo PIN è molto più difficile, quantomeno, da attaccare con l'attacco che vi sto raccontando. Ultimo side channel di cui vorrei raccontare è quello che riguarda appunto l'emanazione acustica. Ancora in questo caso ce la siamo presa con le tastiere. In particolare qui lo scenario è quello di un utente che digita sulla sua tastiera, ad esempio all'interno di una conference call, come potrebbe essere questa. Magari digita qualcosa di personale, quindi prende note, scrive una mail, o magari scrive anche una password per fare login in un servizio online. In questo caso, appunto, quello che consideriamo è l'audio, il rumore che viene messo dai tasti e viene, insieme alla voce dell'utente, viene trasmessa, magari non l'utente che sta parlando, però altre persone che sono in conference call utilizzano la tastiera. Questo audio viene trasmesso e diciamo, potenzialmente raggiunge quindi tutte le persone che sono in conference call, può essere registrato e analizzato con calma. Quello che abbiamo dimostrato è che dal rumore che viene messo da queste tastiere è possibile risalire a quello che è stato scritto sulla tastiera. Questa cosa l'abbiamo pubblicata, anche questa come le altre, in un lavoro scientifico. Dopodiché sono stato chiamato da un giornalista di Forbes che mi chiedeva di fare una intervista. Prendiamo appuntamento per questa intervista. Prima di chiudere la telefonata, questo giornalista mi dice: bene, allora professore, quando ci sentiamo domani, io voglio fare questo test, quindi io scriverò sul mio computer e lei mi deve dire esattamente quello che sto scrivendo. Vi confesso che mi sono un po' preoccupato perché se, diciamo, se l'intervista non fosse andata a buon fine o questa, diciamo, verifica che lui voleva fare non fosse andata a buon fine, diciamo, probabilmente non sarebbe stato particolarmente soddisfatto e non so che tipo di articolo avrebbe scritto, ma fortunatamente è andata, diciamo, abbastanza bene, per cui ora posso farvi vedere invece direttamente il video di questo giornalista. Magari non condivido l'audio che si sente un po' male, ma vi racconto io quello che è successo. Ok, sostanzialmente, appunto, lui, come promesso, ha provato a scrivere una frase. Diciamo, il primo test che ci ha fatto è prendere una frase dal libro di Orwell e appunto noi dovevamo indovinare questa frase. La frase è questa che vedete tra poco in alto a destra. E la prima attività che noi facciamo è separare le parole, perché anche, diciamo, noi umani riusciamo in qualche maniera, almeno io riesco a distinguere la barra spaziatrice dagli altri caratteri. Quindi la prima cosa, come vedete, che facciamo, separiamo due lettere, spazio, tre lettere, spazio e così via. Dopodiché iniziamo a fare il nostro attacco su ciascun carattere e poi, diciamo, combiniamo anche, diciamo, questo risultato dell'algoritmo, per cui se c'è magari un qualche errore riusciamo anche a correggerlo. E le cose che vedete stanno diventando verdi, sono le
parole che abbiamo via via, tra virgolette, indovinato con il nostro algoritmo. Quindi abbiamo indovinato himself, abbiamo indovinato brother, abbiamo indovinato big, e altre parole. Dopo un po' gli abbiamo detto, ok, guarda, visto che ci hai detto che il libro di Orwell, abbiamo già indovinato un po' di parole, magari possiamo cercare, diciamo, i pezzi di parole su Google. Noi possiamo dirti che stiamo applicando l'algoritmo, ma magari c'è un altro modo per risalire alla stessa frase. Quindi ha detto, ok, va bene, avete vinto. La seconda prova che con cui ci ha sfidato è stata una sola parola, in questo caso era embrace, tra l'altro una parola neanche molto, diciamo, frequente in inglese, e questa poteva, ad esempio, simulare lo scenario di una passo, di una singola parola. L'ultimo test che ci ha fatto, ma è diventato un po', cattivo, ha messo il telefono, la musica sul suo smartphone a tutto volume a fianco al computer su cui digitava, e ci ha detto, ok, ora riuscite a sentire quello che digito? E abbiamo detto, no, ora non ce la facciamo più, perché chiaramente, la musica sovrasta, l'audio e il rumore che noi andiamo a sfruttare per ricostruirla. Però vorrei vedere qualcuno che fa una conference call con me e invece di parlare o stare in silenzio mette la musica a tutto volume. Direi quantomeno non sarebbe particolarmente simpatico o educato. E con questo concludo la mia presentazione, poi possiamo andare avanti magari su domande che avete, o parlare un po' più dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la blockchain, altrimenti lascio alla collega Sunday il campo. Grazie Mauro, anche per queste cose assolutamente interessanti, cioè molto, molto nuove, nel senso che uno si aspetta che di essere protetto da chissà da quali strumenti, poi alla fine, battendo alla tastiera o facendo le attività più normali, siamo assolutamente scoperti in quel momento. Quindi a un certo punto uno si domanda come fa a difendersi, probabilmente mettendo la musica a tutto volume. Ecco, probabilmente possiamo dire che una delle cose banali è scrivere con la musica a tutto volume. Bene, io darei adesso la parola appunto alla professoressa Sunday, che ci racconta come le tecnologie e la legalità in qualche modo sono collegati, e in particolare appunto il discorso del blockchain. Poi eventualmente vedremo tecnicamente, se non ci sono altre domande specifiche, di capire un po' di più di questa blockchain, di queste cose anche da un punto di vista tecnico, perché tutti ne parlano e forse c'è la necessità di chiarire ulteriormente questa cosa. Parola all'avvocato Sunday. Grazie. Grazie. Allora, intanto anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Mauro Conti per questo invito all'Accademia, istituzione che seguo con attenzione, e cercherò di provare, insieme a voi a vedere alcuni punti chiave dal punto di vista, sotto il profilo giuridico. Mauro Conti ha fatto una bellissima panoramica di quelli che sono i rischi che la dimensione digitale porta con sé per tutti i cittadini e anche ovviamente per le imprese, in particolare anche per le imprese. Ecco, in questa mia invece breve esposizione cercherò di valutare quali sono gli obblighi di sicurezza informatica, cioè queste minacce che Mauro ha individuato pongono chiaramente una domanda che è una domanda per i regolatori: che cosa, come possiamo proteggere gli utenti, ma è anche una domanda per i produttori, per le aziende, e cioè quali obblighi abbiamo nei confronti dei nostri consumatori, di coloro che si rivolgono a noi per utilizzare i nostri prodotti e servizi, e rispetto ai quali quindi abbiamo una sorta di dovere di tutela. E infine poi cercherò di affrontare il tema della blockchain, perché, come è stato detto giustamente in apertura, la blockchain sembrerebbe rappresentare una soluzione, cioè una via d'uscita dal tema della cyber security. E questo è vero entro certi limiti, e l'ordinamento sta disciplinando anche la blockchain.
Quindi i temi cyber security e blockchain hanno un aggancio nella normativa che è un aggancio non solo logico, ma effettivamente di diritto positivo, perché il legislatore sempre più spesso si occupa di questi temi. Cominciamo con la cyber security. La sicurezza informatica è oggigiorno configurata nel nostro ordinamento come un dovere anzitutto. Ci sono infatti alcuni provvedimenti, in particolare qua hanno riportati i due fondamentali che sono la direttiva NIS e il GDPR, cioè il regolamento sulla privacy. Sono due testi normativi vigenti a livello europeo che hanno introdotto dei veri e propri obblighi di sicurezza e informatica a carico di imprese che gestiscano dati. Ora, in particolare per quanto riguarda la NIS, si tratta di quella che viene detta la normativa sul perimetro cibernetico. Stiamo parlando cioè di una direttiva che si preoccupa di garantire i servizi essenziali dell'ordinamento. E dunque all'interno del perimetro NIS rientrano solamente quelle categorie di imprese che sono considerate strategiche. Per cui il settore della telefonia, il settore bancario, il settore della gestione delle comunicazioni. Ecco, per questi soggetti, quindi non per le imprese in senso ampio, ma solo per coloro che rientrano all'interno di questo perimetro, la direttiva pone degli obblighi di sicurezza particolari che si specificano poi per i singoli settori. Quindi per esempio per il settore bancario e finanziario, adesso è in discussione una nuova proposta che si chiama DORDA sulla resilienza delle strutture digitali finanziarie, e quindi diciamo che all'interno di questa prima cornice poi abbiamo delle successive diramazioni che vanno a dettagliare gli obblighi a carico di questi soggetti. Estremamente più trasversale e generale è invece l'obbligo che pone il GDPR, cioè il regolamento per la tutela dei dati personali. Perché come abbiamo imparato a conoscere questo regolamento, entrato ormai in vigore qualche anno fa, nel 2018, ma sempre più attuale, anche la pandemia lo ha confermato, questo regolamento stabilisce l'obbligo per coloro che sono i titolari del trattamento dei dati personali di proteggere in modo adeguato i dati personali, dove questa protezione adeguata ha a che fare sia con misure tecniche che con misure giuridiche. Quindi misure tecniche si intende adottare tutte quelle misure, come ci ha anche descritto Mauro Conti, di prevenzione degli illeciti. Ma misure normative invece significa adottare anche dei regolamenti interni che vadano a proteggere i dati personali detenuti dalle imprese o dai professionisti. Per cui un provvedimento normativo potrebbe ed è spesso raccomandato che sia, per esempio, un regolamento cosiddetto BYOD, cioè Bring Your Own Device. Quando nelle aziende, come ha mostrato Mauro Conti, quando un soggetto entra con un device, con un dispositivo che non è, come dire, che viene dall'esterno, porta con sé una serie di minacce. Ecco, adottare un regolamento aziendale che detti chiarezza sulle regole di utilizzo di questi dispositivi non aziendali all'interno del contesto imprenditoriale è fondamentale per salvaguardare la sicurezza interna. Quindi abbiamo una serie di normative, qui ho citato solo le principali, che pongono a carico in particolare delle imprese degli obblighi di cyber security per determinate tipologie di imprese o per determinate tipologie di dati che le imprese potrebbero possedere. Ma la cyber security non è solo un dovere, perché nel tratteggio che ha fatto Mauro si potrebbe anche avere l'impressione che, come dire, la protezione sia un qualcosa che debba essere fatto onde evitare che altri abbiano accesso ai nostri dati, quindi ad excludendum potremmo dire.
In verità potremmo anche intravedere un'altra dimensione di questa cyber security, che è quella dell'opportunità. E mi spiego meglio. In un sistema economico come quello che noi affrontiamo oggi, in cui viviamo, che è caratterizzato sicuramente da una datificazione, cioè tutte le informazioni, tutti gli elementi che consentono all'attività di impresa di svilupparsi, sono oramai ridotti a dati informatici. Per cui quello che una volta era il patrimonio aziendale, gli asset aziendali, vengono sempre più a compenetrarsi in una dimensione digitale. Questo basta pensare a un esempio come potrebbe essere Facebook, dove questa datificazione è palese, nel senso che l'asset principale, potremmo dire quasi l'asset fondamentale, unico per certi versi, quello veramente essenziale, è rappresentato proprio dall'insieme dei dati. Ecco, più noi andiamo verso un Industry 4.0, cioè verso una realtà, un paradigma produttivo che si fonda sulla disponibilità di dati intesi come informazioni digitalizzate, e più evidentemente la sicurezza informatica diventa una forma di protezione dell'asset aziendale. Per cui se una volta avremmo pensato a forme di polizia, di tutela della cassaforte, del cavò, misure meccaniche, misure fisiche, ecco che oggi la salvaguardia dell'asset aziendale passa invece attraverso la sicurezza informatica. E questa sicurezza informatica è essenziale non solo per preservare la disponibilità del dato, ma anche per rivendicarne la titolarità. Perché un altro aspetto che anche nell'introduzione Torsalina aveva accennato è quello della proprietà del dato. Ebbene, una volta che il dato sia, diciamo, sottratto, partendo dal presupposto che i dati sono rivali, cioè non soffrono di quella classica dinamica dell'esclusività che invece connota i beni fisici, per cui l'utilizzo di un utente priva di quel bene altro utente. Nel caso dei dati questo fenomeno non c'è, per cui anche una volta che i dati siano sottratti, il titolare, diciamo così, ne detiene ancora la possibilità di utilizzarlo, ma altri anche potrebbe utilizzarlo. Ecco, per poter evitare che altri possano utilizzare il dato, bisogna rivendicare sul dato una proprietà. E come si fa? Diciamo che la questione della proprietà del dato è una questione molto, diciamo, complessa, perché si fa fatica ad intravedere quale potrebbe essere lo schema giuridico adeguato ad accogliere questo genere di asset. Ragione per cui la tesi probabilmente dominante in questo momento è quella che riconosce nei dati, almeno nei dati che non siano organizzati in banche dati, quindi quando i dati non sono catalogati, organizzati in modo tale da potersi configurare quella che noi chiamiamo la banca dati, ma sono, diciamo, raccolte un po' grossolane di dati, che è quello che normalmente accade, ecco lì noi possiamo intravedere la protezione solo laddove ci siano i criteri del cosiddetto segreto industriale. E il segreto industriale presuppone che sia state compiute delle attività per mantenere la segretezza. Ecco allora che la sicurezza, la segretezza informatica non rappresenta solo una opportunità per evitare che altri abbia accesso, ma anche per prevenire che altri possa rivendicare un diritto su una certa informazione. Naturalmente più l'informazione è sensibile, più questa attività di prevenzione diventa fondamentale per salvaguardare il valore aziendale. Quindi la sicurezza informatica si va sempre più configurando come un canone operativo imprescindibile per le imprese, da quelle cosiddette essenziali fino a quelle attive nei settori imprenditoriali più tradizionali, anche quelli di tipo meccanico.
E veniamo alla blockchain. La blockchain in questo senso dovrebbe darci una mano, perché secondo quello che si insegna comunemente, la blockchain è un registro, un libro mastro per l'appunto, che essendo distribuito consente di mantenere traccia in modo immodificabile e immutabile dei dati che sono inseriti nella stessa. E quindi la blockchain dovrebbe riuscire a evitare che i dati siano manipolati, dovrebbe evitare che i dati siano cancellati o comunque alterati, e inoltre secondo una certa impostazione dovrebbe anche garantire una sequenzialità dei dati, cioè dovrebbe garantire anche un inquadramento temporale dell'inserimento dei dati medesimi, oltre che la provenienza. Insomma, tutta una serie di caratteristiche che ne fanno effettivamente una tecnologia, come si può dire, disruptive viene detta, cioè una tecnologia che sembra alterare i pattern ai quali siamo abituati. Questa idea secondo cui i dati che sono registrati nella blockchain sono sicuri perché per l'appunto protetti da questo schermo tecnologico, deve però fare i conti con una constatazione oramai abbastanza diffusa in dottrina, e cioè quella per cui in realtà la blockchain riesce a garantire soltanto che da quando il dato è inserito nella blockchain non è stato modificato, ma ovviamente nulla ci può dire sulla verità del dato, cioè non aggiunge nulla rispetto alla verità o non verità del dato stesso. Quello che ci consente di accertare invece con ragionevole certezza, specialmente se la blockchain è robusta come quella di Bitcoin, è che il dato una volta inserito non è stato modificato. Ecco che se partiamo da questo presupposto si spiega anche diciamo abbastanza bene la definizione che ne ha dato il decreto semplificazioni. Ecco, il decreto semplificazioni è stato salutato con grande entusiasmo dagli imprenditori, in particolare quelli che si occupano di blockchain, ma non solo, perché ha introdotto non solo una definizione di DLT, di tecnologia basata su registri distribuiti, di cui la blockchain è un tipo, ma anche di smart contract. E da questo punto di vista si è visto in questo decreto la consacrazione sul piano legale della sicurezza informatica portata dalla blockchain. Questo entusiasmo, diciamo, iniziale è stato però poi nel tempo è andato un po' smorzandosi mano a mano che cresceva la consapevolezza da un lato dei limiti della blockchain e dall'altro del contenuto effettivo di questa normativa. La quale normativa, va detto, è stata tra le prime in Europa e tutto sommato rispecchia nel suo tenore quello che anche altri paesi hanno poi stabilito. Quindi non possiamo dire che sia un limite del legislatore italiano, è probabilmente invece più ragionevolmente bisognerebbe dire che è un limite del sistema della blockchain che non consente al legislatore di attribuire più valore di quello che la stessa abbia. Perché che cosa ci dice questa normativa? Ci dice che i dati che sono memorizzati sulla blockchain producono gli effetti che possono essere attribuiti a una validazione temporale elettronica. E ancora ci dice che se questa blockchain si conformerà agli standard tecnici che saranno stabiliti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, la GIT, allora avranno gli effetti anche di
prova informatica che si caratterizzano, diciamo, corrispondono normalmente al documento informatico. E questo ci porta a dire che tutto sommato sul piano giuridico la blockchain non ha un valore giuridico particolare. Cioè questa normativa non fa altro che rimandare ad altre normative che noi già abbiamo, che sono il codice dell'amministrazione digitale, dicendo che la registrazione in blockchain altro non farà che produrre gli effetti di un documento informatico validato temporalmente. Cioè nulla più di un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice che sia munito di una marca temporale. E, ovviamente questa è una soluzione che lascia scontenti da un certo punto di vista, perché vuol dire che quello che noi registriamo in blockchain non avrà un valore probatorio superiore di ciò che invece noi avessimo registrato in un qualsiasi documento informatico firmato digitalmente, marcato temporalmente, cioè cose che noi già facciamo. Ma d'altro canto questa è una conseguenza del fatto appunto che la blockchain ha solo una capacità di resistenza del dato alle manomissioni, ma nulla appunto ci può dire sulla verità del dato. E questo è ciò che dice il decreto semplificazioni. Quindi il decreto semplificazioni, per concludere, prende atto del fatto che la blockchain è un sistema di validazione temporale e di protezione del documento in maniera crittografica non dissimile da quello delle firme elettroniche, e dunque gli riconnette un valore paragonabile. O meglio, dice, dipenderà da come è costruita la blockchain. Più la blockchain sarà resistente, più il giudice potrà attribuirgli valore. Ma ex ante non è possibile assegnare alla blockchain un valore probatorio superiore a quello di un qualunque altro documento informatico sottoscritto e validato, proprio perché questo non è altro che un sistema di firme elettroniche incrociate. E questo sembrerebbe in qualche modo ridimensionare il valore giuridico della blockchain, ma è un'apparenza, perché ci sono altri aspetti che invece meritano di essere considerati. E questi aspetti stanno lentamente emergendo. Il primo aspetto è quello della tokenizzazione. Tutti in questi mesi avete sentito parlare degli NFT e dei cosiddetti non fungible token, di queste opere d'arte digitali che vengono compravendute attraverso delle aste. E ci si è chiesti appunto di cosa stiamo parlando. Ebbene, stiamo parlando della conversione in una registrazione digitale di un asset, anche eventualmente un asset fisico o digitale. E questo è quello che accade anche in tutto il mondo dei Bitcoin, cioè l'idea di ridurre un valore ad una registrazione sulla blockchain. Una volta che noi registriamo un valore sulla blockchain, cioè creiamo un token rappresentativo di un asset esterno, realizziamo un effetto che è, come dire, dirompente, perché da quel momento in poi creiamo un canale di trasmissione di quell'asset che è globale, è immediato ed è relativamente sicuro. Per cui la tokenizzazione sfrutta la dimensione reticolare della blockchain per creare nuovi canali sicuri e globali di commercializzazione di asset che prima erano destinati a una commercializzazione locale. E quindi tutto il mondo dei token che è costruito sulla blockchain invece avrà sicuramente molto, molto più eco. L'ultimo aspetto, sempre per noi giuristi di grande interesse, è quello degli smart contract. Cioè l'altro, come dire, corno della blockchain è da una parte registrare, dall'altro automatizzare. La blockchain consente di registrare in modo immodificabile degli algoritmi di esecuzione. E questa idea di avere delle contrattazioni automatiche è già in atto. Ricordo solo l'esempio più noto a tutti, è quello delle assicurazioni per i ritardi o la cancellazione di voli, che di recente sono state codificate in smart contract, tali per cui appena
l'aereo dovesse atterrare in ritardo, la torre di controllo lancia il segnale allo smart contract che in automatico liquida l'indennizzo a favore dell'assicurato. Ecco, sono forme di automazione degli scambi contrattuali che pure in un'ottica anche aziendale potrebbero avere rivoluzionare il modo in cui al momento avvengono gli scambi. In tutto questo non credo che i notai dovranno avere molto da temere, perché, come si diceva, il notaio compie una verifica sulla veridicità del dato che la blockchain non è in grado di fare. La blockchain può compiere un'azione, trasferire un token, trasferire un pacchetto di dati, un'informazione da una parte all'altra in modo relativamente sicuro e affidabile, anche eventualmente in presenza di un input automatizzato, ma non può verificare se è vero che l'aereo è arrivato in ritardo. Non può verificare se questo contratto è valido. Queste sono attività che ovviamente competono ad altri terzi intermediari che non possiamo eliminare. E, concludo con un'ultima battuta sul rapporto tra blockchain e GDPR, perché all'inizio ho cominciato questa relazione parlandovi della GDPR come una dei provvedimenti principali che obbligano alla cyber security. E allora, se la blockchain è uno strumento di sicurezza, per quanto forse non superiore ad altri, viene naturale interrogarsi sulla possibilità di usare proprio la blockchain per mettere al sicuro i dati personali degli utenti. Se non che questo matrimonio è molto complicato, perché la blockchain è caratterizzata sul piano tecnico da alcuni profili, tra cui l'immodificabilità, e invece il GDPR richiede di mantenere in modo sicuro i dati, ma anche di cancellarli laddove l'interessato richieda la cancellazione del dato. E quindi pensare di conservare in blockchain i dati personali degli utenti è un po' complicato, perché poi da un lato si aumenta la sicurezza, dall'altro potrebbe esserci questa difficoltà a dar corso ad azioni legittime quali quelle della richiesta di cancellazione o diritto all'oblio, come viene anche chiamato. E dunque le opportunità tecniche si vanno facendo strada. La blockchain probabilmente non sarà nel futuro, questo almeno è, diciamo, dal punto di vista giuridico quello che si intravede, una soluzione per la sicurezza, ma sarà una soluzione diversamente invece per gli scambi di valori. Quindi quando si devono scambiare informazioni più che preservare informazioni. Però questa è una prospettiva, diciamo, attuale, e lo scenario è in divenire. Quindi stiamo a vedere come andrà a finire. Ecco, io vi ringrazio e sono ovviamente a vostra disposizione. Veramente grazie mille, penso che i notai saranno contenti. No, ma loro lo sono molto, nel senso... Ed è giustissimo il discorso, è molto 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 interessante il fatto che non sappiamo che i dati inizialmente devono essere dati veri, perché altrimenti all'interno di una blockchain poi trasferiamo i dati così come erano in origine, quindi se non sono in qualche modo validati da qualcuno, i dati si trasferiscono così. Però adesso non abbiamo troppo tempo, però io volevo chiederle una cosa, volevo chiedere sul discorso, visto che abbiamo parlato degli NFT, e adesso è stata una cosa assolutamente molto, molto interessante e se ne è parlato molto. E il discorso collegato al copyright, cioè l'NFT e il copyright, e poi anche un'altra delle cose è la territorialità della blockchain, un altro degli elementi che secondo me è un minimo, ne parliamo un momento, poi eventualmente faremo un incontro più specifico eventualmente su queste cose. Poi chiedo a Mauro anche un minimo di presentazione di che cos'è la blockchain, perché noi ne abbiamo parlato, però forse da un punto di vista tecnico è opportuno parlarne, perché abbiamo sentito parlare di Bitcoin, adesso abbiamo parlato di contratti, quindi parleremo di Ethereum, però vedere un attimo Bitcoin e diciamo e blockchain che cosa sono. Comunque in questo momento copyright e territorialità della blockchain, ecco.
Questa è la domanda. Allora, la questione del copyright è una questione che si interseca in maniera molto stretta con la blockchain. Da un lato, la blockchain è vista come uno strumento di valorizzazione del copyright, nel senso che nella misura in cui noi possiamo inserire l'informazione all'interno della blockchain, poi siamo anche in grado di verificare ogni qualvolta questa informazione venga utilizzata. Quindi il percorso, per esempio, che sta facendo la SIAE in questo momento è quello di inserire nella blockchain i dati relativi agli autori delle musiche, con l'idea che poi in teoria, una volta che queste opere vengano utilizzate dal consumatore finale, ci debba essere una registrazione di ogni utilizzo sulla blockchain, e questo dovrebbe consentire di remunerare in maniera adeguata gli autori, cosa che attualmente non avviene perché la catena non è trasparente e non è lineare. Quindi da una parte la blockchain dovrebbe servire a valorizzare i prodotti artistici attraverso una fruizione in blockchain dei prodotti stessi. Dall'altra, la blockchain potrebbe servire appunto come canale di movimentazione attraverso i token di opere che sono e nascono in formato digitale. Cioè il fenomeno degli NFT si sta rivolgendo primariamente a opere digitali. Questo perché quando invece l'opera che vogliamo veicolare attraverso l'NFT non è un'opera digitale, abbiamo anche un problema di corrispondenza tra la registrazione e ciò che è registrato. Per cui nel momento in cui io compro, adesso uno dei settori dove si farà più spazio l'NFT è quello del lusso. Per cui se compro una delle 10 esemplari di borsa, di scarpa, di gioiello che sono stati prodotti, avere l'NFT darà la garanzia al mio acquirente che quello che io gli sto vendendo materialmente è effettivamente una delle 10 copie. Però è chiaro che nel momento in cui lo scambio via internet tra l'Italia e Hong Kong dovesse avere ad oggetto solamente l'NFT, l'utente ancora non sa se riceverà la borsa, la scarpa o quello che è. Quindi quando c'è il bene è non digitale, abbiamo un problema di dissociazione, per cui non abbiamo quell'effetto tipico del Bitcoin dove tutto si riassume nella transazione in blockchain. Ecco. La territorialità è un problema che al momento è sotto traccia, nel senso che tutti lo hanno riconosciuto ma nessuno ha avuto ancora la capacità di affrontarlo. L'Europa l'unica cosa che ha saputo giustamente fare è quello di attrarre a sé la competenza, cioè a livello per esempio di crypto asset tutta la normativa adesso sta procedendo a livello europeo, per cui anche l'Italia, che aveva cominciato con una sua debole proposta, si è arenata in attesa del provvedimento europeo. Però non è chiaro come vadano i rapporti, per esempio, tra Europa e Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti stanno procedendo con la loro normativa e noi anche. Presto presumo che ci potrebbero essere dei conflitti di normativa, nel senso che al momento sono tutti molto protezionistici, per cui va bene se proteggi molto gli europei, va bene se proteggi molto gli americani, se li proteggi incrociando i territori, per il momento non c'è problema. Però nel momento in cui invece una delle due realtà dovesse avere un approccio più libero verso questi fenomeni, un po' più spregiudicato, ecco che il problema territoriale potrebbe emergere con maggiore forza. Dovremmo di fronte a una biforcazione in qualche... Sì, adesso già c'è con le realtà tipo le Cayman o Gibilterra o Malta, ecco, però sono ancora realtà piccole da un certo punto di vista. Se dovesse essere una biforcazione tra Europa e USA, la cosa prenderebbe una dimensione anche dottrinale superiore. Esatto. Benissimo, grazie mille. Mauro, un po' illustra cos'è la blockchain e dopo chiudiamo questo incontro e eventualmente vedremo di costruirne un altro sul tecnico, ecco. Bene, è una sfida. Quanto tempo ho? No, 10 minuti massimo. 10 minuti, ok, faccio il possibile. Allora, in questo caso, diciamo, devo necessariamente ora essere
un po' più tecnico, ma non tantissimo. Cercherò ovviamente di andare all'essenziale. Allora, ci sono due concetti diciamo che ci permettono di costruire poi quello della blockchain, che non è altro appunto che un meccanismo di memorizzazione, okay? Un meccanismo particolare che, diciamo, implica tutte queste simpatiche proprietà, ad esempio di immodificabilità, di essere distribuito, di avere tutti possibilità di ispezionare questo registro. Questi due, diciamo, concetti, diciamo, da conoscere per capire un po', diciamo, essenzialmente che cos'è la blockchain, sono il concetto di funzione hash e il concetto di firma digitale, ok? Che è appunto legato, se volete, alla crittografia, sicuramente legato alla firma chiave pubblica in particolare. Se riusciamo, diciamo, a farci una vaga idea di queste due, di questi due appunto building block, blocchettini concettuali, possiamo farci un'idea di che cos'è la blockchain, ma non è, diciamo, nulla di particolarmente complicato. Anzi, diciamo, per certi versi stupisce nella semplicità e, se volete, nell'eleganza della sua costruzione. Allora, che cos'è una funzione hash? Una funzione hash è una funzione che prende in input un messaggio di una lunghezza, diciamo, o fissa, ampia o, diciamo, arbitraria in generale, e dà un output di una lunghezza fissa, ok? Tipicamente molto ridotta rispetto all'input, ok? Quindi questo è un concetto. Ci sono diversi, diciamo, algoritmi che di fatto implementano questo concetto. SHA-1, SHA-2 sono due di questi esempi. Potete vedere qua a questo link o cercare online, diciamo, dei siti web che vi fanno, diciamo, banalmente vedere che voi mettete un messaggio in input e vi dice: ok, l'hash di questo messaggio è questa stringa piccolina, ok? Quali sono le proprietà di questa funzione, quali, diciamo, le proprietà che tipicamente questa funzione deve avere per, diciamo, poter essere una funzione hash e poterla applicare appunto in questi contesti? Allora, questa funzione deve essere facilmente calcolabile, quindi passare dal messaggio all'hash deve essere una cosa estremamente immediata, ok? Deve essere difficilmente invertibile, ovvero se io vi do questa stringa qui sotto, per voi deve essere molto 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 complicato risalire al messaggio originale, ok? All'input, diciamo, della funzione. L'altra, diciamo, ci sono una serie di altre proprietà, ad esempio modificando un solo elemento qui, diciamo, questa stringa deve essere completamente diversa, ok? Ci sono poi, diciamo, delle proprietà diciamo, di essere, diciamo, cosiddetta second preimage resistance, che data un input X deve essere molto difficile trovare un altro input tale che abbia lo stesso output, ok? Tornando sempre a questa illustrazione, se questo messaggio ci dà l'output E83883 eccetera, deve essere difficile trovare un altro messaggio, ovviamente diverso da questo, che abbia lo stesso output. Questo, tornando, diciamo, alla teoria dell'informazione, diciamo, succede di sicuro da qualche parte, però deve essere difficile trovare l'altro messaggio, ok? Una proprietà ancora più forte è che io non vi do questo input come, diciamo, inizio, non dico il messaggio X è questo e voi dovete vedere se ne trovate un altro, io vi dico la sfida è trovatene due qualsiasi che abbiano come output questo, e anche questo deve essere difficile, ok? Queste sono delle proprietà della funzione, ma fondamentalmente la funzione hash è questo, immaginatela appunto come questo imbuto che prende un input da un output, lo fa molto velocemente e è difficile, diciamo, invertirla come funzione. Questa funzione si usa all'interno del fantastico mondo della sicurezza in moltissimi, come building block, come strumento essenziale, in moltissime costruzioni di algoritmi, di cifrature, di garantire la sicurezza e così via. Una delle proprietà, diciamo, dei modi di utilizzo, dei contesti in cui viene utilizzata la funzione hash, è la cosiddetta proof of work, che è una delle, diciamo, dei meccanismi di consenso, non l'unico, ma, diciamo, quello, diciamo, sicuramente tra i primi meccanismi di consenso, di
di consenso della blockchain. Ok? Che cosa significa proof of work? Come appunto la traduzione ci potrebbe far pensare, dimostrami che hai fatto del lavoro. Ok? Quindi una dimostrazione che una macchina ha speso del tempo a fare cose. Bene, come si, diciamo, come si concretizza questa dimostrazione di aver fatto il lavoro? Si concretizza in questa maniera. Tornando un po' a questo messaggio, io potrei lanciare una sfida di dire, ok, questo è un messaggio. E ad esempio nel caso della blockchain, diciamo, senza fare diciamo, dei passi in avanti, queste potrebbero rappresentare delle transazioni, ovvero delle cose del tipo Mauro ha dato un bitcoin a Claudia e così via. La sfida potrebbe essere, ok, se noi sappiamo che questo messaggio ci darebbe E8, 8, 3, eccetera, la sfida a voi potrebbe essere, mi trovate una stringa da mettere dentro l'imbuto insieme a questo messaggio che è l'insieme delle transazioni, tale che l'output di questa funzione finisca con, ad esempio, 00, e voi iniziate a provare, mettete il messaggio, più mettete 001 e vedete l'output. Se non vi esce 000 finale, che è questo vincolo che vi ho dato, voi riprovate con 00010 se è binario, oppure 002 se è decimale, e finché qualcuno non risolve questa cosa, ovvero non trova la stringa, diciamo così, magica, tale che l'output soddisfa il requisito che io ho dato all'inizio. Quindi stabilire, diciamo, questo requisito è un po', diciamo, rendere questo lavoro più o meno forte, perché più il requisito è forte, più sarà, tra virgolette, difficile, diciamo, non c'è nulla di difficile, c'è solo tempo, macchina da impiegare, e più tipicamente allora ci vorrà del tempo per trovare, diciamo, questa stringa magica che insieme al messaggio, all'insieme della transazione, soddisfi questo requisito. Questo è un elemento, quindi la catena, diciamo, la catena hash che si concretizza nella proof of work e diciamo, utilizza come elemento la funzione hash. Come vedremo poi, questa funzione ci serve a legare i blocchi della quella che appunto viene chiamata blockchain, catena di blocchi, dove ciascun blocco è un insieme di dati, tipicamente di transazioni, e questa stringa magica, più appunto il riferimento alla stringa precedente. Per cui qua abbiamo l'insieme di transazioni da qualche parte, diciamo non illustrata qui, ma c'è questa stringa magica che è stata trovata, e l'hash, diciamo questo valore riassuntivo che ci descrive il blocco precedente. Per cui se il blocco precedente cambia anche solo un bit, questa stringa cambierebbe e cambierebbe tutto il futuro, diciamo, della catena. Per cui, diciamo, non si può cambiare. Okay? Se uno se ne è fatto una copia, non è che possiamo fare un cambiamento e convincere chi si è fatto la copia che effettivamente la sua copia forse non va bene, perché è l'unica possibile storia passata che c'è. Quindi un concetto è questo della funzione hash. L'altro concetto in particolare utilizzato nelle criptovalute è quello di poter dimostrare, diciamo, quella che qualcuno e una sola persona, diciamo, possa dimostrare di essere possessore di un bitcoin o di un non fungible token o di quello che è. Ok? Quindi come faccio ad essere l'unico a poter dimostrare di poter agire su un token che poi può essere appunto una criptovaluta? Si utilizzano il concetto di firma a chiave pubblica, dove io dimostro di essere in possesso della chiave privata, che e sono l'unico che appunto, visto che la chiave privata è segreta, sono l'unico a poter fornire questa dimostrazione. Quindi in qualche maniera sono l'unico, nel caso del Bitcoin, a poter utilizzare quel Bitcoin, dimostrare a Claudia che io sono l'attuale possessore di quel Bitcoin e posso passarne, diciamo, la proprietà. Non so se il termine, diciamo, legale è corretto, però passare, diciamo, il Bitcoin a un altro utente. Anche qui, diciamo, non sto appunto andando nei dettagli della crittografia a chiave pubblica. Comunque i concetti di base sono che ciascun utente ha una coppia di chiavi, una pubblica e una privata. Tutto quello che si cifra con la chiave pubblica si decifra con la privata e viceversa. Per cui è possibile poi, diciamo, implementare questo meccanismo che vi stavo raccontando. Queste sono alcune
delle proprietà della cifratura chiave pubblica, però potete immaginarlo, appunto, deve essere ovviamente difficile, conoscendo la chiave, in particolare quella pubblica, che è appunto pubblica, deve essere difficile risalire alla chiave privata e così via. Al di là, diciamo, di questa costruzione, poi abbiamo anche diverse tipologie di blockchain. Possono essere appunto permissionless o permission, dipendentemente da appunto chi può operare all'interno di questa blockchain, e possono essere pubbliche e private, dipendentemente da appunto chi può ispezionare e andare a vedere il contenuto di queste blockchain. Ci sono diverse tipologie. Diciamo, il Bitcoin potrebbe essere appunto quella più rappresentativa, e diciamo, nei pochi secondi che ho, magari cerco di fare un mapping appunto tra i due concetti che vi ho spiegato e il Bitcoin. Nel caso del Bitcoin, una transazione, come vedete, ad esempio il primo blocco, diciamo, dopo n blocchi, è il blocco 51. Qua abbiamo delle transazioni, abbiamo il link al blocco precedente, che non viene illustrato qui, ma vedete nel caso del blocco 52, questo ci dice, diciamo, questa stringa ci dice che questo era il blocco precedente. Dopodiché abbiamo la proof of work, ovvero quella stringa magica che qualcuno deve trovare. Questo qualcuno sono questi famosi miners, sono delle macchine sostanzialmente che provano ad applicare la funzione hash a tutto questo blocco di dati, cambiando questo valore. Appena qualcuno di questi trova il valore che soddisfa quel vincolo, quel requisito, alza la mano e dice: "Ah, l'ho trovato io, ho minato io il blocco, l'ho trovato io questo valore, ecco la dimostrazione". E a quel punto, diciamo, se io do questa stringa, per le proprietà della funzione hash che dicevamo prima, è facilmente calcolabile da tutti, non facilmente invertibile, ma calcolabile, è facilmente calcolabile da tutti, per cui tutti possono verificare che sono stato io a trovare, come si dice, diciamo, minare il blocco, trovare questa parolina magica, per cui tutti quanti si concentreranno nel blocco successivo. Ci sono, diciamo, una serie di dettagli, diciamo, di cose che possono andare storte, ma diciamo, ci sono meccanismi per recuperare. In particolare, una delle cose che apparentemente potrebbe andare storta, e è un po' uno, diciamo, degli svantaggi della blockchain, perché significa tipicamente un ritardo temporale nel potersi fidare di quello che c'è scritto nella blockchain. Una delle cose che può andare storta è questa: immaginiamo che tutti siamo d'accordo che siamo al blocco P, quindi tutti i nodi partecipanti concordano su questo. Quello che può accadere, sempre per quella teoria dell'informazione che dicevamo prima, è che qualcuno da qualche parte in Canada dice di aver trovato la parolina magica per il blocco successivo, e qualcun altro in Austria, Nuova Zelanda, dice: "No, ma anch'io l'ho trovato e è diverso". Quello che accade è che ci sono delle realtà locali che sono entrambe corrette, una, diciamo, più americana, una più asiatica in questo caso, dove dopo il blocco azzurro c'è una parte di mondo che considera che il blocco successivo corretto sia quello rosso, e una parte di mondo o di nodi della rete che considera che il blocco successivo corretto è quello verde. Il punto è che, diciamo, per un po' non ci possiamo fidare di nessuno dei due, perché quello che accade è che qualcuno continuerà a, appunto, come si dice, minare successivamente a questo blocco rosso, e qualcuno continuerà a minare successivamente al blocco verde. In questo caso accade che si trova un blocco successivo a quello verde e non quello rosso, il che significa che dopo un po', se questa storia va avanti, questo blocco rosso sarà, diciamo, in qualche modo ignorato, ok? Per cui tutte le transazioni che noi abbiamo messo nel blocco rosso non faranno parte a lungo termine della storia della blockchain. Rimarrà una sola catena di queste, diciamo, n possibili biforcazioni. Per cui, diciamo, questo è uno dei motivi per cui dobbiamo in qualche maniera aspettare, se noi scriviamo qualcosa nella blockchain, prima di poter, tra virgolette, stare tranquilli che quella è la storia che rimarrà della blockchain, dobbiamo aspettare un numero di blocchi che mi pare sia nell'ordine di 5-6 blocchi, ovvero un numero di blocchi tale per cui la probabilità che poi si torni indietro è praticamente zero. Okay? Ci sono poi una serie di altri, diciamo, problemi legati a... Allora, volevo chiederti una cosa su questo. Il Bitcoin, che cos'è esattamente rispetto a questo? È nulla. Il Bitcoin è una delle transazioni che sta qua dentro,
È un non fungible token, in realtà è fungible nella misura in cui puoi trasformarlo in Possiamo soldi. dire, è il pagamento, diciamo, del minatore che ha fatto il lavoro. Sì, di fatto è un token. Poi, diciamo, attorno ci viene costruito questo sistema per cui chi fa mining gli viene dato un reward in termini di Bitcoin. Ma, diciamo, se vuoi, diciamo, quello potrebbe essere un po' un side effect. Il Bitcoin è un token che hai te e hai solo te, ok? Chiaramente c'è il principio del bene limitato, no? Per cui il numero di Bitcoin in circolazione è limitato, ok? Per cui, diciamo, non possiamo averne tutti quanti ne vogliamo. C'è un numero limitato, quindi se lo hai te non lo posso avere io. A cui, diciamo, se vuoi, misteriosamente si riconosce un valore, ok? Che, diciamo, non è coperto come, diciamo, come avviene invece nelle valute tradizionali, da riserve auree, da governi, da quant'altro, non è coperto, diciamo, in principio da nulla. Questo, diciamo, potrebbe essere un aspetto negativo, ma per molti, o in molti scenari, potrebbe essere un aspetto, diciamo, positivo ed essere indipendente da qualsiasi sistema. Per cui di fatto è solo, diciamo, un token di cui te puoi dimostrare il possesso, e puoi dimostrare il possesso grazie a quel meccanismo di, fondamentalmente, di chiave pubblica, dove nessuno, anche se quella tua transazione sta qua, se io do il mio Bitcoin a Claudia, metto questa transazione qua, Matteo non può prendere il Bitcoin di Claudia e darlo a qualcun altro, perché non ha la chiave per prendere questo Bitcoin. Okay? Quindi, diciamo, è assolutamente un bene, appunto, immateriale, che rappresenta, diciamo, un oggetto digitale scritto all'interno della blockchain. Quindi una prova che quella cosa appartiene a te. Quindi è di per sé una cosa che dà un valore solo perché glielo diamo noi, ecco. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Scusa. Del resto, diciamo, la stessa cosa avviene per le valute, diciamo, tradizionali, no? Poi, ripeto, in quel caso, diciamo, c'è la riserva aurea, e tra l'altro non so in che misura ancora esistono, diciamo, in corrispondenza alla moneta in circolazione, ci sono i governi e quant'altro. Però, diciamo, il valore, diciamo, non c'è un valore intrinseco nella banca, no? di bene. È la transazione che sta dentro il blocco del blockchain, ecco, sostanzialmente. La transazione che sta dentro il blocco fa parte della blockchain. Sì. Quindi la catena di blocchi, ciascuno di questi è un blocco, la catena di blocchi legati con questo meccanismo, in questo caso di proof of work, ripeto, ci sono altri meccanismi di consenso per c'è un consenso nel fatto che la storia sia questa, ok? Per cui se c'è un largo consenso che il mio Bitcoin è stato dato a Claudia, poi chiaramente non ci scriviamo Claudia, ci scriveremo un indirizzo che Claudia, diciamo, è in grado di riutilizzare, e fine, diciamo, se tutti concordiamo che quella è la storia, quella è la storia. E come dicevo, ci sono alcuni problemi relativi alle criptovalute. Uno è il fatto che c'è la vulnerabilità alla maggioranza, quindi, diciamo, essendoci un meccanismo di consenso, diciamo, questo consenso, se qualcuno controlla la maggior parte dei nodi, può essere in qualche maniera compromesso, e, diciamo, essendoci delle macchine, però le macchine sono macchine, facciamo pure finta che siano perfette e non lo sono. Però le macchine stanno tipicamente dentro a qualche stanza che sta in qualche stato, e lo stato, diciamo, sulla stanza ha qualcosa da poter ridire, e, diciamo, può anche eventualmente controllare, appunto, aziende o persone in qualche modo. Per cui, diciamo, questo, diciamo, è un problema, diciamo, non assolutamente, non completamente remoto, ok? Perché poi di fatto, ad esempio, la maggior parte dei miners sono in posti specifici del mondo, per motivi energetici, per scelte governative o altro. C'è il problema, appunto, di queste chiavi private, perché se io, appunto, ho dato questo Bitcoin a Claudia e lei perde la chiave privata che corrisponde a questo Bitcoin, ha di fatto perso il Bitcoin, e questo problema, diciamo, andando avanti, è tutt'altro che banale, perché poi, diciamo, se, diciamo, in qualsiasi, diciamo, caso fortuito,
io non ho più accesso al mio conto corrente, c'è un modo per riaccedere al conto corrente, si trova, ok, andando da avvocati, notai, banche, documenti di identità e quant'altro. Se io perdo il controllo delle mie chiavi che mi danno accesso ai miei bitcoin, non ci aiuta nessuno, ok? Quindi questo è un altro problema. Altri problemi sono appunto il double spending, ovvero la possibilità di spendere due volte la stessa ON finché appunto non avviene una conferma, per cui si deve aspettare lo scorrere di questi blocchi. Il fatto che tutto è, nel caso ad esempio del Bitcoin, memorizzato in questo distributed ledger, in questo registro, per cui tutti hanno accesso, e diciamo entro certi limiti sembrano tutte cose diciamo private, per cui non si può risalire all'identità dietro a un'operazione, però le informazioni rimangono scritte. Come abbiamo visto anche con alcuni lavori, entro certi limiti qualcosa si può ricostruire, quindi si può ad esempio capire se il pagamento arriva da un'azienda piuttosto che da un'altra entità, e poi come appunto ho fatto vedere in alcuni degli attacchi che abbiamo fatto prima, ad esempio al traffico di rete, si può assolutamente, e questa è un'altra cosa che abbiamo fatto, si può assolutamente guardare il traffico di rete e dire, bene, se questo è il traffico di rete che passa su un router di Telecom Italia, allora significa che dentro questa casa a Vicenza c'è una persona che sta facendo delle operazioni in Bitcoin. Questa cosa si può capire guardando il traffico di rete, e come potete immaginare, diciamo, è un leak di privacy diciamo non indifferente. Non ultimo il fatto che queste criptovalute vengono spesso utilizzate per la proprietà di essere diciamo non facilmente tracciabili per fare degli attacchi, per cui se io diciamo comprometto un sistema e poi chiedo diciamo 1000 euro un bonifico per diciamo sbloccare il sistema, diciamo non l'attacco non durerebbe tanto. Se io invece chiedo un pagamento in Bitcoin, ebbene non c'è modo di tracciarmi, e questi attacchi sono stati fatti diciamo un po' a strascico, ma anche ad istituzioni diciamo importanti, come ad esempio ospedali, dove sono stati chiesti milioni di dollari di riscatto, e molti ospedali cioè, purtroppo per fortuna hanno pagato il riscatto per tornare diciamo ad essere operativi. Beh, direi con questo concludo, semplicemente appunto sottolineando il fatto che la blockchain diciamo, non è, come accennava anche Claudio, non è necessariamente la soluzione a tutti i problemi, sicuramente è una tecnologia fantastica, appunto elegante, come dicevamo, che può diciamo avere moltissimi ambiti applicativi, diciamo spesso si abusa anche un po' diciamo di questa tecnologia, e pare si possa utilizzare diciamo in scenari dove forse diciamo ci vedo alcuni limiti. E con questo diciamo concluderei in questa parte tecnica. È un'ora e 40 del nostro incontro, direi che sicuramente sono rimasti degli spazi sicuramente di approfondimento. Io penso che si potrà sicuramente fare qualcosa prossimamente sempre su questi argomenti, perché sono argomenti assolutamente interessanti e, come dicevo prima, sono quelli che poi ci coinvolgono nella vita di ogni giorno. Io vi ringrazio molto. Grazie. Diciamo, sarete sicuramente invitati alle prossimi incontri di questo genere che faremo come Accademia, e buonasera a tutti. Grazie.